Buongiorno, sono Paola Lampugnani, assegnista di ricerca in didattica presso l'Università di Genova. Andiamo a vedere adesso come è possibile caricare un file sul nostro corso, un file che può essere un PowerPoint che utilizzeremo durante la nostra lezione online o un PDF che utilizzeremo magari come materiale che gli studenti possono studiare o visionare. Andiamo sulla nostra homepage e scegliamo il corso che ci interessa. A questo punto, come vedete, nella barra in alto abbiamo una serie di possibilità di azione. Scegliamo File, eccola qua. A questo punto possiamo scegliere di caricare un file o nella cartella materiale del corso che si autogenera in ogni corso, oppure di seguito. In questo caso decideremo di farlo di seguito. A questo punto scegliamo l'opzione Carica File. Come vedete è possibile condividere anche una cartella. Andiamo a scegliere dal nostro computer quello che ci interessa. A questo punto io scelgo queste slide. Come vedete, sta aggiornando un elemento, quindi il sistema sta caricando le slide. Ed eccole qua. Potete a questo punto aprirle e mentre state facendo una, diciamo, lezione in diretta, quindi nel momento in cui avete aperto una riunione, potete condividere le slide avendo ovviamente prima condiviso il vostro.